In Campania 392 positivi, ma cresce ancora l'indice di contagio. Commercio e crisi profonda alle dirette del VG21 sul fronte dei saldi e dell'esplosione dei fitti. 20 e mareggiate, la Campania è flagellata dal maltempo che proseguirà anche nelle prossime ore. Maxi multa in arrivo per Osimhen, positivo dopo la festa di compleanno. La vigilia di Cagliari si complica. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Canale 21 che inauguriamo, come purtroppo ormai facciamo da mesi, dando uno sguardo al bollettino diramato testé dalla Unità di Protezione Civile per l'emergenza Covid-19. Il dato odierno va letto con particolare attenzione perché naturalmente evidenzia una forte crescita della curva dei contagi. Il rapporto positivi tampone, infatti, nelle ultime 24 ore si attesta al 12,21% contro l'8,47% della giornata di ieri. I positivi del giorno sono 392, di cui 48 sintomatici su 3209 test eseguiti. E questo è il dato che bisogna tenere presente per non farsi ingannare dal basso numero di positivi. I deceduti sono 29, di cui 6 censiti nelle ultime 48 ore, mentre i guariti sono 676. Si allenta leggermente anche la pressione sulle terapie intensive, questa è un'ottima notizia, sono 99 i posti occupati su una disponibilità complessiva di 656. Il bollettino dell'unità di crisi segnala infine che sono 1355 i posti letto di degenza ordinaria occupati su una disponibilità di 3.160. Ricordate la cifra, 12,21 il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi in Campania, il dato nazionale è molto molto più preoccupante, parla infatti di un 17,6% rispetto al 14,1% di ieri. Dunque la pandemia, per quanto questi dati statistici non sono ancora consolidati, sembra prendere nuovamente vigore e questo naturalmente crea molte preoccupazioni per la ripresa del 7 gennaio, ma intanto però diamo uno sguardo al dato e al report nazionale nel servizio di Luigi Pasquariello. Sono 11.831 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei precedenti 22.211. I morti sono 364 contro i 462 del 1 gennaio, che aggiornano il relativo totale a 74.985, dati quindi in calo a causa del minor numero di tamponi processati. Tuttavia il tasso di positività è salito di quasi 3 punti, passando da 14,1% di ieri al 17,6% di oggi. 45.667 le persone vaccinate contro il coronavirus, secondo gli ultimi dati disponibili sul sito istituzionale del commissario straordinario per l'emergenza. In testa la provincia autonoma di Trento, in cui sono state somministrate 1.730 dosi, il 34,8% del totale, seguita dal Lazio e da Friuli Venezia Giulia. La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, a seguire quelle 40-49 e 30-39 anni. Sempre sul fronte dei vaccini, 2 milioni di dosi di quello Oxford-AstraZeneca saranno prodotte ogni settimana a partire da metà gennaio. È quanto riferisce il Times, che cita un componente chiave del team di AstraZeneca. Secondo tale fonte, 1 milione di dosi saranno pronte già la prossima settimana. Poi, secondo il cronoprogramma, la produzione aumenterà progressivamente fino a raggiungere, entro la terza settimana di gennaio, i 2 milioni di dosi a settimana. Un uomo di 44 anni, del quale ancora non sono note le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato in una lite a Casola di Napoli, piccolo comune dei Monti Lattari. L'omicidio è avvenuto in via Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio. Vano il trasporto della vittima al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Intervengono sul posto i carabinieri e naturalmente proseguono le indagini. Ci occupiamo adesso di una storia drammatica, la storia di un gruppo di marittimi italiani, in parte anche campani, ormai sequestrati sul loro cargo mercantile da molti mesi. L'appello della moglie del comandante ai nostri microfoni, Annalita De Feo. Luigi,
Lisana Spinelli, suo marito in Cina, bloccato su una nave da carico, è il comandante di questa nave da ottobre 2019, giusto? Sì, manca da casa da ottobre 2019, ma in rada sono rimasti lì dal 29 giugno di quest'anno, 2020. Ecco, lei vuole fare un appello più che altro alle istituzioni ad intervenire affinché possa sbloccarsi la situazione, ma lei ha comunque già chiesto alle istituzioni, cosa le hanno risposto? No, il ministro Di Maio, la Farnesina hanno fatto il possibile e quello che si è riuscito ad ottenere finora è l'autorizzazione da parte della Cina allo sbarco di almeno degli italiani, nemmeno di tutto l'equipaggio, perché la richiesta era stata fatta per tutti e gli è stato accordato questo, lo sbarco degli italiani. Ora spero che al più presto però anche la società armatrice e questi visti dalla Cina arrivino al più presto per veramente vederli finalmente a casa, tutti i marittimi che sono rimasti bloccati. Ecco, suo marito, innanzitutto, ecco, lei riesce a sentirlo anche con l'aiuto della tecnologia? Sì, su questo non ci sono problemi, però a un certo punto non basta, è soltanto rabbia, non è normale andare avanti così. È un sacrificio disumano e non lo auguro a nessuno comunque, nonostante la tecnologia abbia i suoi risvolti e ci dia una mano, però non è normale dopo tanto tempo poi. Ecco, lei, ricordiamo anche il nome di suo marito. Giuseppe Pugliese. Ecco, cosa racconta ai suoi bambini? Che insomma i cinesi non lo fanno tornare. Ora abbiamo questa speranza che invece gli hanno dato il permesso, però comunque finché non lo vediamo a casa non riusciamo a crederci e comunque contiamo i giorni, perché ogni giorno sembra un'eternità ormai. Beh, un'intervista davvero molto toccante, avete sentito anche il vento che entrava nel microfono, quasi come se le due protagoniste si trovassero a bordo di una nave, ma è l'effetto del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione e i cui effetti continueranno anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Il servizio di Marco Martone evidenzia le principali criticità. Un'altra notte di paura e preoccupazione, ancora una volta con l'occhio puntato sul meteo e le previsioni del tempo. Napoli e la Campania rimaste ferite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi, provocando danni enormi, soprattutto a causa della mareggiata che ha devastato il lungomare cittadino, dovranno fare i conti nelle prossime ore con una nuova allerta meteo. Le previsioni non sono per nulla incoraggianti. Nelle prossime ore è previsto vento forte, mare agitato, rovesci temporaleschi in tutta la Campania. I collegamenti con le isole del Golfo funzioneranno a singhiozzo, resta isolata Capri, dove a causa delle condizioni del tempo i medici in servizio all'ospedale Capilupi, chiamati a Napoli per la somministrazione del vaccino, si sono trovati nella condizione di non poter lasciare l'isola. La Protezione Civile della Regione Campania ha del resto prorogato l'avviso di allerta meteo già in atto fino alle 22 di domani sera. Su tutte le zone ad esclusione dell'Arta Irpinia e del Sannio permane la criticità gialla. Tra i possibili fenomeni si segnalano allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua e possibili cadute massi in più parti del territorio. E naturalmente il maltempo ha anche delle conseguenze sulla vita e le attività di ciascuno di noi. Già di per sé le previsioni di zona rossa sono restrittive, ulteriori naturalmente se ne aggiungono in ragione del maltempo. Allora proviamo a fare un po' il punto di quel che si può fare e di quel che non si può fare tra decreti, DPCM, ordinanze regionali e furia di Giove Pluvio.
Il fragore delle onde caratterizza il secondo giorno del 2021. Dalla zona flegrea a lungomare di Napoli, il mare agitato con onde altissime è il simbolo di una lunga giornata invernale caratterizzata dall'allerta meteo. L'iconico lungomare di Napoli, popolato dai runners, viene bagnato dalle alte onde del mare. In tanti fanno jogging sulle banchine, in tanti invece riprendono il fascino del mare agitato. Interrotti i collegamenti con le isole, forti venti e mareggiate intense stanno caratterizzando questi giorni e così la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato anche un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valevole su tutto il territorio cittadino a partire dalle 22 di questa sera e fino alla stessa ora di domani. Nell'avviso si legge anche venti localmente forti con raffiche, mare prevalentemente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Di conseguenza, l'amministrazione comunale ha disposto con apposita ordinanza la chiusura di parchi e cimiteri cittadini. Incidente sul lavoro a Pietramelara, nel Casertano, dove un tecnico dell'Enel dell'età di 54 anni, Alfonso Cassese di Piedimonte Matese, è morto mentre stava riparando un guasto ad una linea elettrica incontrata parata. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, ad uccidere il lavoratore è stata un'improvvisa scarica ad alto voltaggio, generata da uno sbalzo di tensione avvenuto mentre Cassese stava lavorando su un palo della elettricità. Con lui c'era un altro collega. Comincia malissimo dunque l'anno dal punto di vista dell'emergenza lavoro e anche della infortunistica sul lavoro. Intanto prosegue vigorosa e preoccupante per gli abitanti l'attività sismica in tutta l'area flegrea. In modo particolare anche stamani si sono registrati in senso sciami nel corso della nottata tra le 2 e le 4 tra lo 0,2 e l'1% di magnitudo più forte. Invece lo sciame delle 10.30 che ha toccato punte anche di 1,7 di magnitudo. L'area maggiormente interessata è quella della Solfatara, che è quella a maggiore instabilità sismica e geotermica. Quel che caratterizza tali fenomeni sono dei boati spaventosi che la popolazione ascolta sempre con molto terrore. Finora però, per fortuna, non si registrano né danni a persone né danni a cose. I danni invece sono molto evidenti per le attività commerciali in tutta Italia ed anche in Campania. Erano giorni questi abitualmente dedicati allo shopping, partivano i saldi, c'era la calza della Befana da riempire, via Toledo era un tripudio di persone e di pacchetti. E invece qual è lo sguardo di oggi? Qual è la situazione attuale? Ce la racconta Marco Martone. La situazione attuale è lontana anni luce da quella che hai descritto tu, cioè dai Natali passati, quando via Toledo alle mie spalle pullulava di persone e di shopping preattivo rispetto a quello che è la Befana imminente. Dobbiamo dire che però, a dispetto della zona rossa e delle limitazioni ancora in essere sul territorio della Campania, la strada, che potete anche forse vedere attraverso le immagini di Enzo Pullo, è tutt'altro che deserta. Ci sono molte, per certi versi forse troppe persone per strada. Ricordiamo insomma che ci sono ancora delle limitazioni, è consentito uscire soltanto in possesso di autocertificazioni con motivazioni ben precise. Invece le persone sono in strada a dimostrazione del fatto che c'è voglia di riappropriarsi della vita propria ed è una certa normalità che ormai abbiamo perduto nel tempo. E la normalità che hanno perduto anche i commercianti, che vivono un momento di grandissima emergenza, di grandissima crisi, che evidentemente non è stata rintuzzata dal periodo delle feste, dal Natale e dai giorni di festività che stiamo ancora vivendo. Emergenza che si aggiunge anche a problematiche che riguardano l'aumento dei fitti, i saldi cui facevi riferimento tu, tutta una serie di questioni che saranno affrontate anche nelle prossime settimane con le istituzioni e con gli operatori del settore. Noi di questo abbiamo parlato con la presidente di Confcommercio Napoli, Carla Della Corte, ci ha fatto il quadro della situazione. Guardiamo allora il servizio con la relativa intervista, poi la linea tornare allo studio.
Hanno sperato nel Natale nei giorni precedenti all'ultimo dell'anno, nonostante il divieto di organizzare feste e veglioni. Il mondo del commercio napoletano puntava su questi giorni per risalire da un periodo di crisi. E invece la situazione è ancora molto difficile, la conferma da Carla Della Corte, presidente Confcommercio di Napoli. Il commercio vive un momento di particolare crisi. Il periodo natalizio non ha del tutto salvato la situazione. No, i giorni sono stati pochi di apertura e non sono riusciti a salvare un anno disastroso. Meno 70% per l'abbigliamento ed accessori e le gioiellerie intorno al 40%. L'uscita dalla zona rossa prevista per la prossima settimana viene vista come l'ultimo spiraglio cui appellarsi per trovare un minimo di serenità, ma la situazione è tutt'altro che promettente e adesso c'è anche la questione dei canoni di affitto. C'è la questione del caro affitti, che è un problema che si aggiunge alle tante emergenze. Sì, veramente inopportuno fare richieste di aumento di affitto in questo momento. Si deve andare avanti con un po' di aiuto e soprattutto bisogna capire che gli imprenditori e i commercianti stanno vivendo un momento difficile. Quindi massima sinergia fra tutti per cercare con ottimismo e nella speranza del vaccino di andare avanti. E cerca di andare avanti insieme al commercio anche l'attività culturale. L'iniziativa del premio Troisi si è celebrata via web e allora mi permetto di salutare il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, intitolando questo nostro collegamento. Sindaco, mi consente la licenza, ricomincio dal web, che probabilmente sarebbe piaciuto anche al nostro grande Massimo. Sindaco, però le chiedo in 30 secondi un primo bilancio Covid nella sua bella città, che mi sembra si sia attrezzata e stia resistendo a questa emergenza. Sì, buonasera. Noi abbiamo un controllo continuo grazie al lavoro che stiamo facendo con l'UOPC locale, che ormai è a sede presso il comune di San Giorgio a Cremano. Ovviamente è un lavoro che ha visto la responsabilità dei cittadini in prima linea. Sono scesi di molto, ormai siamo a 33 positivi almeno a ieri. Ovviamente però l'indice tra il numero di positivi e tamponi fatti sta aumentando. Questo ci fa comprendere che c'è una tendenziale curva di aumento, seppur lentissima, che ovviamente dobbiamo mantenere sotto controllo, e questo ovviamente è l'invito sempre ai cittadini di avere la piena responsabilità sulle proprie azioni. Seconda domanda, sindaco, dedicata invece al premio Troisi che avete celebrato via web con l'eccellente direzione artistica di Gino Rivieccio. Qual è il bilancio? La manifestazione va avanti, era importante dare questo segnale. Sì, abbiamo ricominciato da web, abbiamo fatto proprio oggi pomeriggio un calcolo, abbiamo avuto quasi 30.000 contatti al premio Massimo Troisi per le quattro serate, un riassunto quindi totalmente positivo. Abbiamo dato la possibilità a tanti artisti di potersi esprimere, cosa che non potevano più fare in maniera con i tecnici, con un palco, quindi è stato qualcosa di molto bello, ma continueremo per gennaio, febbraio e marzo con tante altre iniziative che tra l'altro sul sito internet del premio Massimo Troisi si potranno trovare, quindi la possibilità a tanti giovani artisti anche di potersi provare. Abbiamo consegnato i tre premi più importanti, comicità, cortometraggio e scrittura comica, più quelli dell'Università della Federico II, e abbiamo attivato questo rapporto invece con l'Università di Salerno per creare proprio l'indicatore sulla comicità. Il premio Massimo Troisi non è una vetrina di quattro giorni, è un percorso culturale che dura tanto tempo quanto è un anno, quindi 365 giorni, e il rapporto con l'Università di Salerno lo renderà anche scientifico. Bene, sindaco, io la ringrazio, le chiedo proprio una considerazione finale davvero rapidissima. Il diritto alla creatività, il diritto ad esibirsi, a manifestare il talento, questa pandemia rischia di schiacciare tanti diritti, anche personali e relazionali. So che lei è molto sensibile e attento su questi temi, ebbene credo che sia un allarme giusto da lanciare. Beh, abbiamo rivisto in questi giorni, in questi mesi, il modo di relazionarci. Dobbiamo ricordare che però le grandi conquiste avute fino ad oggi vanno sempre difese, che la libertà
individuale di ognuno di noi e dobbiamo culturalmente continuare in questo percorso e sono certo che continueremo a poterlo fare. La ringrazio Sindaco e ringrazio naturalmente i suoi collaboratori, Francesca Scognamiglia, Valeria Di Giorgio, sempre eccellenti nel costruire queste belle opportunità di dialogo e confronto. Io spengo il collegamento e passo a ricordarvi che ogni mattina alle 6.40 l'informazione in diretta di Canale 21 comincia ad informarvi su tutto quello che è accaduto nella notte e quello che sta per accadere in una città che comincia a svegliarsi. Insieme alla Regione, alle 7 la messa dal Santuario della Madonna dell'Arco di Santa Anastasia e poi dalle 7.30 un vero e proprio rotocalco nel quale si approfondiscono anche i temi e si incontrano i protagonisti, oltre a tante utilissime informazioni di servizio. Nella pagina sportiva evidenziamo la bufera, Osimhen, multa, maxi multa in arrivo per l'attaccante nigeriano e Napoli in emergenza in vista della sfida di Cagliari. Positivo al Covid e multato dalla società per non avere rispettato le prescrizioni anti-assembramento. Comincia male il 2021 per Victor Osimhen e a rimorchio per Rino Gattuso, che ora deve fare i salti mortali per trovare alternative valide in attacco ed è costretto così a rispolverare lo spagnolo Fernando Llorente. Osimhen infatti è ora nella sua casa di Posillipo, asintomatico ma in isolamento, e la sua positività è anche al centro di una polemica per la sua festa di compleanno. L'attaccante infatti il 29 dicembre ha compiuto 22 anni e ha partecipato a una festa in suo onore riportata su Instagram dal cantante Michael Golden, che si esibiva mentre tutti ballavano intorno al calciatore senza mascherina e senza distanziamento. Lo stesso Osimhen non aveva la mascherina. Ora il tampone positivo frena nuovamente il suo percorso verso il rientro. Un fulmine a ciel sereno per Gattuso a Castelvolturno mentre la squadra faceva allenamento in palestra. Il Covid di Osimhen è un colpo durissimo per il Napoli, che è ancora senza Dries Mertens, rimasto in Belgio a curarsi la distorsione alla caviglia. Ci vorranno almeno altre due settimane prima di rivederlo in campo e anche lui ora sarà sottoposto al test Covid. Gattuso si trova sempre a corto in attacco a 24 ore dall'inizio del nuovo ciclo intensissimo per il Napoli. Dal 3 al 10 gennaio infatti ci sono i match di campionato contro Cagliari, Spal e Udinese, poi l'Empoli in Coppa Italia, la Fiorentina in campionato, la Juventus in Supercoppa e il Verona in campionato. 7 partite in 21 giorni con in mezzo il primo trofeo della stagione da alzare. Il 2021 sarà un anno complicato, tanto vale cominciare ad affrontarlo con una bella risata e quello che in tanti avete fatto ieri sera decretando numeri record per il Peppi New Year Show, One Man Show, in verità non tanto one, con tanti altri artisti del comico Peppe Iodice, che è circondato da cantanti, rapper, animatori e varia umanità dello spettacolo, hanno dato vita ad una performance davvero molto bella e coinvolgente che è piaciuta talmente tanto da convincere la nostra programmazione a riproporla questa sera alle 23.45 dopo il telegiornale delle ore 23. Quindi da non perdere l'appuntamento con Peppe Iodice e tutta la sua band di artisti, musicisti e comici per trascorrere ancora qualche ora di sana allegria. Batti i denti per il freddo, la Campania, le previsioni meteo non sono per nulla incoraggianti. Il meteo è presentato da Confetti Crispo.